Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Giordano Bruno e Tommaso Campanella furono gli ultimi due esponenti della tradizione filosofica del Rinascimento italiano. Come Bruno, Campanella era un filosofo mago nella linea della tradizione magica rinascimentale che faceva capo a Ficino. È noto come Campanella abbia praticato la magia ficiniana fino alla fine dei suoi giorni. Sempre alla pari di Bruno, Campanella era un mago che si sentiva investito di una missione. Quest'uomo enorme, convinto di avere sulla testa sette protuberanze simboleggianti sette pianeti, possedeva un'immensa fiducia in se stesso, ritenendosi in contatto col cosmo e destinato a guidare una riforma universale di tipo magico-religioso. Diversamente da Bruno, Campanella non venne arso sul rogo, anche se fu torturato diverse volte e passò più di 27 anni della sua vita in prigione. Eppure, diversificandosi anche in questo da Bruno, Campanella giunse molto vicino a realizzare il suo progetto di riforma magica in un contesto cattolico, o quantomeno ad interessare alle sue idee un certo numero di persone molto importanti. Le idee di Campanella sono vicine a quelle di Bruno, con alcune variazioni. Anche la sua vita assomiglia a quella del Nolano, pur discostandosene in qualche aspetto. Questi punti di contatto e queste differenze gettano luce retrospettivamente su Bruno e aiutano a capirlo meglio. La vita di Campanella può essere grosso modo divisa in tre periodi. Il primo è quello della giovinezza, trascorsa da questo frate domenicano eretico e agitatore politico, passando continuamente da una prigione all'altra e culminante nella rivolta calabrese. Si trattava di un movimento rivoluzionario che mirava a rovesciare il governo spagnolo nel Regno di Napoli e a costituire al suo posto una repubblica spiccatamente utopistica, una magica città del sole di cui Campanella avrebbe dovuto essere il grande sacerdote e il profeta. L'avvento di questa nuova era nella storia del mondo era preannunciato, secondo Campanella, da prodigi celesti. Questa rivoluzione, benché predicata con sfrenato entusiasmo da lui e dai suoi seguaci, mancava di qualsiasi seria preparazione pratica e naturalmente fallì del tutto a causa della potenza della Spagna e del ben organizzato sistema di governo spagnolo nell'Italia meridionale. Comincia così il secondo periodo della vita di Campanella, da lui interamente trascorso in prigione a Napoli, dove scrisse con stupefacente fermezza di propositi immense opere filosofiche e teologiche e condusse un'attività di propaganda in cui veniva spogliando il suo progetto di riforma magica di ogni aspetto rivoluzionario e orientandolo in direzioni apparentemente più ortodosse. Stavolta era la monarchia spagnola o il papato a dover essere lo strumento di attuazione della riforma universale. Pur senza abbandonare mai i presupposti naturalistici e magici della sua concezione filosofica e teologica, Campanella riuscì a presentarsi in una luce più rispettabile e venne alla fine liberato dalla prigione dove aveva trascorso tutta la parte migliore della sua vita. Con la partenza per la Francia comincia il suo terzo ed ultimo periodo. Qui egli trasferì alla monarchia francese l'onore di farsi strumento di realizzazione della riforma universale e di diventare il centro della futura città del sole.
ebbe l'incoraggiamento di Richelieu e della corte e poté salutare la nascita del delfino, il futuro Luigi XIV, come quella di colui che era destinato a diventare il re sole di un mondo riformato. Così, grazie ad una sorta di savoir-faire, o forse di astuzia, di cui Bruno fu assolutamente privo, Campanella, che pure nel suo primo periodo aveva seguito molto da vicino, secondo me, le orme bruniane, fece in modo da evitare il tragico destino del Nolano e da ricevere a Parigi, nel suo ultimo periodo, l'apoteosi come profeta di quella monarchia francese che, nelle persone di Enrico III ed Enrico IV, anche Bruno, aveva sperato di vedere alla testa di una riforma universale. Campanella nacque a Stilo, in Calabria, nel 1568. Bruno era nato a Nola, vicino Napoli, nel 1548. Essi provenivano dunque entrambi dal sud, da quel regno di Napoli, che era sede della maggior potenza asburgico-spagnola della penisola italiana. Campanella aveva 20 anni meno di Bruno, e questo scarto cronologico fece sì che Campanella seguisse all'inizio della sua vita le stesse orme di Bruno, ma in epoca successiva alla sua. Bruno entrò nell'ordine e nel convento domenicano di Napoli nel 1563. 19 anni più tardi, nel 1582, anche Campanella prese l'abito domenicano, ma in un convento più a sud. Nel 1576 Bruno abbandonò l'ordine e il convento napoletano dopo essere stato messo sotto accusa di eresia, iniziando i suoi vagabondaggi in molti paesi. 13 anni dopo, nel 1589, Campanella lasciò il suo convento e andò a Napoli, dove venne processato per eresia ed imprigionato. Campanella dà l'impressione di essere passato attraverso le medesime esperienze di Bruno nei suoi primi anni, sotto l'iniziale influenza dei domenicani meridionali singolarmente anarchici. Ci fu un momento in cui le vite di questi due uomini si incrociarono l'un l'altra. Quando fece ritorno in Italia, Bruno trascorse circa 3 mesi a Padova, preparandosi alla propria missione. In questo periodo egli doveva trovarsi in uno stato di grande ebollizione, intento com'era ad operare con ogni sorta di magia, sia demonica che naturale, per accrescere il potere della sua personalità e riuscire così ad invogliare Clemente VIII alla realizzazione della grande riforma. Quando, nel marzo del 1592, egli lasciò Padova per recarsi a Venezia e subito dopo scomparve, grazie ai buoni uffici del Mocenigo, nelle carceri dell'Inquisizione, la notizia deve essersi diffusa con ogni probabilità a Padova ed in particolare presso il Panelli e il suo circolo. Nell'ottobre del 1592, Campanella giunse a Padova, 6 mesi dopo che ne era partito Bruno. Vi soggiornò un anno o due e in tale occasione conobbe Galileo. Anche il periodo padovano di Campanella dovette essere piuttosto agitato. Gli furono mosse infatti varie accuse e venne chiuso in prigione, dove nel 1593-94 scrisse alcune opere indirizzate a Clemente VIII. Non è senza significato che Campanella arrivasse a Padova dopo così poco tempo che Bruno ne era partito per avviarsi verso la fatale prigionia. I due filosofi maghi, riformatori universali e domenicani eretici per poco non si incontrarono personalmente. Tuttavia, Bruno deve aver lasciato dietro di sé a Padova un'atmosfera, un circolo o una fama che indubbiamente influenzarono Campanella. Alla fine del 1594, Campanella fu trasferito nelle carceri dell'Inquisizione a Roma.
Fra le accuse che gli venivano mosse c'era quella di aver diffuso con il suo De sensitiva rerum facultate una dottrina eretica sull'anima del mondo e di aver scritto un sonetto empio. In questo periodo egli indirizzò al Papa un trattato in cui gli assegnava la monarchia universale e delineava un vasto programma per l'unione di tutto il mondo. Inoltre scrisse un trattato in cui consigliava ai principi italiani di non contrastare i piani della monarchia spagnola. È difficile credere alla sincerità di Campanella in quest'ultimo scritto, poiché non molti anni dopo egli avrebbe guidato la rivolta calabrese contro la Spagna. A differenza di Bruno, Campanella non disdegnava talvolta di dissimulare il proprio pensiero pur di raggiungere uno scopo. Ad ogni modo, egli venne scarcerato alla fine del 1595, probabilmente grazie all'intervento di un influente protettore, Lelio Orsini, di cui si era guadagnato la simpatia con queste sue opere. Ancora una volta è sorprendente notare lo stretto parallelismo fra la vita di Bruno e quella di Campanella. Infatti anche Bruno si trovava in questo periodo in un'altra cella delle prigioni dell'Inquisizione romana. Alla fine del 1597 Campanella lasciò Roma per Napoli, dove ebbe scambi di idee con un astrologo e con il geografo Stigliola, che aveva diviso con lui il carcere romano ed era un acceso sostenitore dell'astronomia copernicana. Probabilmente queste discussioni confermarono Campanella nell'opinione da lui in seguito professata così spesso durante la rivolta calabrese, che segni celesti annunciavano l'imminenza di profondi cambiamenti politici e religiosi. Nel 1598 egli partì da Napoli per recarsi più a sud, nel suo paese natale in Calabria, dove nel 1598 e 1599 organizzò la rivolta contro il governo spagnolo. La straordinaria storia della rivolta calabrese è stata efficacemente narrata da Léon Blanchet nella sua Vita di Campanella. La ricostruzione di Blanchet è basata sul ricco fondo di documenti raccolti dalle autorità dopo la repressione della rivolta, che venne scoperto e pubblicato da Luigi Amabile. Con appassionati discorsi, Campanella e i suoi seguaci, fra cui molti domenicani, annunciavano che grandi cambiamenti erano imminenti. Il declino dello spirito di carità fra gli uomini e il crescere della discordia e delle eresie testimoniano la necessità di un nuovo ordine religioso, il cui avvento è preannunciato da prodigi celesti. Fra questi si indica la discesa del sole, cioè l'avvicinamento del sole alla terra. Campanella avrebbe insistito continuamente su questo prodigio in molti scritti successivi. L'anno 1600 avrà particolare importanza a causa del significato numerologico del 9 e del 7, la cui somma è 16. Nel nuovo ordine a venire saranno istituiti un miglior culto religioso e migliori leggi morali, l'uno e le altre basati sulla natura e sulla religione naturale. La Calabria deve prepararsi all'età nuova abbattendo la tirannide spagnola e dando vita ad una repubblica in cui si realizzano la nuova religione e la nuova etica. Campanella è il messia dell'età nuova, designato sia dalle predizioni astrologiche che dalle profezie religiose, a guidare il mondo entro un'altra era. In essa la parte del cristianesimo resterà importante.
Il cristianesimo ha avuto i suoi profeti, i suoi taumaturghi, i suoi esperti nell'arte della divinazione, i suoi operatori di miracoli. Cristo fu un mago e legislatore grande ed ispirato. È quindi possibile un rapprochement, ovvero una riconciliazione, fra i misteri cattolici e la religione della magia naturale. Ed ecco che Campanella cita fonti e profezie cristiane, in particolare quelle di Santa Caterina, Santa Brigida e San Vincenzo Ferrer, ed inoltre Savonarola, l'abate Gioacchino, Petrarca e Dante. Soprattutto le sibille sono le profetesse a cui Campanella attinge più di frequente, vedendole nella prospettiva lattanziana. In questa strana rivoluzione, domenicani eretici o ex domenicani ebbero un ruolo di primo piano. Frate domenicano non era soltanto il braccio destro di Campanella, Dionisio Ponzio, ma lo erano anche molti altri suoi sostenitori. Può darsi che si debba porre l'insurrezione calabrese del 1599 in rapporto con l'insofferente comportamento dei domenicani napoletani che 4 anni prima, nel 1595, armi in pugno, resistettero nel convento di San Domenico contro un gruppo di riformatori inviati da Roma per imporre loro una condotta di vita più regolare. Evidentemente c'era molta irrequietezza fra i domenicani dell'Italia meridionale e non si può escludere, come spiegazione di ciò, che le idee rivoluzionarie di Bruno e Campanella non fossero peculiari di questi filosofi, ma avessero la loro radice in una certa mentalità generalmente diffusa nel meridione tra le file dell'ordine. La rivolta calabrese può essere stata l'ebollizione finale di quelle forze che spinsero sia Bruno che Campanella ad intraprendere la loro pericolosa carriera. Si ha l'impressione che Campanella abbia fatto affidamento soprattutto sulla forza della sua personalità ispirata per il successo dello straordinario movimento da lui promosso e sulla fede nei portenti e nelle profezie. Le uniche iniziative pratiche di Campanella sembrano in sostanza essersi ridotte ad accordi con i nobili scontenti dell'Italia meridionale e con i turchi che avrebbero dovuto inviare, e di fatto inviarono, ma troppo tardi, un distaccamento di galere in aiuto agli insorti. Il tutto venne facilmente soffocato e alla fine del 1599 le prigioni di Napoli si riempirono di domenicani ribelli, mentre i loro amici venivano sottoposti ad interrogatori e spesso torturati per ricavare quelle prove circa il movimento che l'amabile rinvenne e pubblicò nel 1882. Nessuno, né allora né, come credo, in seguito, ha visto alcun rapporto fra questo movimento e Giordano Bruno. Ma ora salta sicuramente agli occhi il fatto che questa rivoluzione calabrese assomiglia moltissimo ad un'attuazione del programma bruniano di una riforma che anch'egli riteneva imminente a causa dell'approssimarsi di una nuova era della storia del mondo. La temeraria fiducia dell'azione campanelliana in Calabria, nata dalla credenza in poteri miracolosi e nei segni dei tempi, è simile alla temerarietà del ritorno di Bruno in Italia, avvenuto in uno stato analogo di eccessivo ottimismo. Ovviamente sarebbe errato considerare il movimento campanelliano esclusivamente come una risultante dell'influenza prodotta dal ritorno di Bruno in Italia. Altri fattori vanno presi in esame. L'apparente somiglianza può essere dovuta, come già è stato suggerito, dall'impulso ricavato sia da Bruno che da Campanella da questo singolare atteggiamento di insoddisfazione dei domenicani del Sud Italia, la cui rivolta calabrese è un episodio illuminante. Inoltre, in questa fine del secolo,
Tali concetti di cambiamenti imminenti e di prossima riforma erano verosimilmente nell'aria e le prigioni dell'Inquisizione romana erano popolate di infelici visionari dalle speranze deluse. Uno di questi fu Francesco Pucci, che era stato in Inghilterra, che fu autore di un progetto di Repubblica Cristiana Universale, che fece ritorno in Italia nel 1592, pressappoco come Bruno, con un commosso appello a Clemente VIII, e che, sempre al pari di Bruno, sperò per una soluzione in Enrico IV di Francia. Anche la sorte del Pucci fu simile a quella di Bruno. Venne imprigionato a Roma nel 1594 e, 3 anni dopo, fu eseguita su di lui la condanna a morte. Come è stato messo in evidenza da Luigi Firpo, sembra quasi certo che il Pucci influenzasse Campanella, che ebbe con lui scambi di parole nel carcere romano. Ma una volta tenute nel debito conto altre possibili influenze ed esserci cautelati contro ogni forzatura, resta assai verosimile l'impressione che ci sia stato un cambio di consegne da Bruno a Campanella. In lettere scritte da Campanella in anni successivi si trovano molti concetti e perfino frasi che ricordano stranamente certi passi dei dialoghi italiani di Bruno, in particolare della Cena delle Ceneri, e stanno così ad indicare come Campanella avesse almeno letto qualche opera bruniana. La data della morte di Bruno acquista nuovo significato quando venga vista nel contesto della rivolta calabrese e dei suoi sviluppi, perché dopo 8 anni di carcere, Bruno alla fine venne condotto ad una morte terribile, pubblicamente nel febbraio 1600. Nel novembre dell'anno precedente, Campanella fu imprigionato a Napoli. Nel febbraio 1600 venne sottoposto a torture. L'esecuzione di un domenicano ribelle come Bruno, al tempo in cui la rivolta calabrese, guidata da un altro domenicano ribelle, era stata appena domata, può avere avuto l'aria di un avvertimento. Campanella scampò appena da una morte come quella di Bruno, evidentemente grazie alla sua presenza di spirito che gli fece simulare la pazzia. Così si inaugurava quel fausto anno 1600, composto dal 9 e dal 7, con la morte di Bruno e con Campanella avviato ad una detenzione di 27 anni. Nel destino di questi due discendenti di Ficino, in cui agiva ancora il lievito del Rinascimento, è simboleggiato il soffocamento in Italia di quelle forze rinascimentali che in altri paesi avrebbero trovato nuove vie di espansione nel corso del XVII secolo.